Mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara ufficialmente lo stato di pandemia, in Irpinia e nel Sannio si registrano nuovi casi di positività al coronavirus. Un medico a Sant'Agata de' Goti, una donna di 31 anni, ricoverata in terapia intensiva al Moscati di Avellino. Il presidente della regione Campania, De Luca, ha orientato alla chiusura di ogni forma di attività pubblica. Dopo l'iniettata, barbieri e centri estetici, anche il cibo da asporto rientra nelle privazioni. Intanto il governo nazionale pensa al lockdown su proposta della regione Lombardia. Ad Avellino, Confesercenti propone al sindaco Festa la sospensione dei tributi locali in questo momento di difficoltà. Per Antonello Tarantino si tratterebbe di un primo segnale di disponibilità nei confronti degli esercenti. Presidente del Benevento tranquillizza il popolo tifoso circa i rischi di una sospensione del campionato con relativo congelamento delle classifiche. Nessun pericolo per la cavalcata giallorossa, dice, ma minaccia di abbandonare in caso di annullamento del torneo. Buonasera dal nostro telegiornale. Anche oggi sarà quasi completamente dedicato all'emergenza sanitaria del coronavirus. Nel Sannio si registra un nuovo caso di positività al virus a Sant'Agata de' Goti, dove un medico che presta servizio presso un ospedale napoletano è stato appunto riscontrato positivo al tampone. Intanto il sindaco di Sant'Agata Piccoli dice non bisogna allarmarsi perché le condizioni del medico non sono gravi e bisogna insomma attenersi scrupolosamente a quanto dice l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il servizio. Il coronavirus e i numeri ufficiali delle ultime ore ad Avellino: sono 7 le persone positive, di cui una giovane in terapia intensiva, mentre a Benevento sono 4, più 3 da verificare. Una buona notizia è la guarigione della ragazza di San Salvatore Telesino, che sarà dimessa nel corso di queste ore. Da Sant'Agata de' Goti però arrivano le notizie del contagio di un medico in servizio presso un ospedale campano. Dal comune Saticulano arriva la dichiarazione del sindaco Giovanna Piccoli, che rassicura la cittadinanza sostenendo che attraverso la collaborazione di tutti si può superare questa brutta e difficile fase. L'ASL è stata informata ed ora sono state eseguite tutte le procedure di sicurezza, afferma la Piccoli. L'uomo è attualmente isolato e si attendono i controlli per la famiglia. Allo stato attuale a Sant'Agata abbiamo un caso di positività al Covid-19, è tutto ovviamente sotto controllo, abbiamo chiaramente risposto alle norme che prevedono, che ci indica il protocollo. La Polizia Municipale ha ricevuto la notizia dal soggetto che è risultato positivo. Abbiamo chiaramente trasferito questi dati all'ASL di Benevento, al Dipartimento di Prevenzione, e il Dipartimento di Prevenzione so che ha già contattato la persona che risulta positiva, l'ha contattata e ha messo già in quarantena ovviamente le persone con le quali più vicini al soggetto positivo. Ovviamente stiamo adottando tutte le precauzioni, ma già insomma da qualche giorno la persona praticamente presenta dei segni, dei sintomi influenzali e basta, e mi auguro che questi possano rimanere. Quindi ha un po' di febbre e un raffreddore, un banale raffreddore, potrebbe essere appunto sintomi di una banale influenza che possono essere, come dire, non necessariamente ricollegati a questa tipologia di virus, però insomma è positivo, quindi non possiamo dire altro che questo. Il sindaco rivolge ancora una volta l'appello ai suoi concittadini, invitandoli a restare in casa così come previsto dal decreto ministeriale. Intanto salgono a 7 i casi di coronavirus che si sono registrati in Irpinia. L'ultimo in ordine di tempo riguarda una donna di 31 anni della zona dell'Arienese, che è ricoverata in terapia intensiva al Moscati di Avellino. Intanto salgono a 22 le denunce per quanto riguarda le inadempienze circa le misure di contenimento dell'epidemia nel capoluogo irpino.
Ha 31 anni ed è anche lei di Ariano Irpino, la paziente ricoverata all'ospedale Moscati di Avellino risultata positiva al coronavirus. L'esito del tampone è stato comunicato dal Cotugno di Napoli all'ASL nella tarda serata di ieri. La giovane è attualmente in rianimazione e le sue condizioni sono preoccupanti. Dunque, in Irpinia si registra il settimo caso proveniente da quello che ormai sembra essere un focolaio conclamato, il Tricolle. La cittadina arianese infatti conta 5 residenti contagiati, oltre al fatto che la donna di Savignano lavora anche lei ad Ariano. Fuori zona è solo il medico di Mercogliano, tuttora in autoisolamento domiciliare, con la moglie e i 2 figli. L'uomo, infettivologo dipendente del Policlinico di Napoli, avrebbe contratto il virus nello stesso reparto malattie infettive, dove anche il primario è risultato positivo. Intanto restano stazionarie le condizioni del barista arianese e della moglie del ginecologo in servizio al San Dottone Frangipane, che non passando per la tenda filtro del pre-triage lo scorso fine settimana provocarono anche la chiusura del pronto soccorso arianese. Lo stesso medico, risultato positivo, è in sorveglianza sanitaria domiciliare, così come la figlia, terapista in un centro di riabilitazione di Avellino, per la quale si attendono i risultati del tampone. Non desserebbero preoccupazioni, infine, il docente universitario arianese e la veterinaria di Savignano, ricoverati al San Pio di Benevento. Intanto da ieri i carabinieri del comando provinciale di Avellino stanno eseguendo dei servizi di controllo in tutti i centri abitati e lungo le principali arterie stradali extraurbane dell'Irpinia per verificare l'attuazione del decreto di governo in materia del contenimento della diffusione del coronavirus. Sono circa 200 le persone controllate, le cui autodichiarazioni successivamente sottoposte ad attenta verifica hanno fatto scattare le prime 22 denunce. Sotto la lente dei carabinieri anche un centinaio di esercizi pubblici e commerciali. All'esito delle verifiche, 2 esercenti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per non aver rispettato gli orari previsti o per non aver garantito la distanza di almeno 1 metro tra i clienti. Ora le 2 attività rischiano la sospensione. Denunciati anche 3 ragazzi minorenni di Montoro che questa notte si aggiravano a piedi in contrada Quattrograna. Prima il tentativo di fuga, poi, bloccati dai carabinieri, sono risultati privi di documento di riconoscimento e successivamente identificati. Il caso della 31enne di Ariano Irpino viene stigmatizzato anche dalla segretaria del NURSIND, Romina Iannuzzi, che denuncia insomma lo stato di scarso controllo all'interno del Moscati di Avellino. Sentiamola. La 31enne arianese risultata positiva al coronavirus nella serata di ieri non era stata isolata nel reparto malattie infettive. A segnalare la falla al Moscati di Avellino nelle procedure di accoglienza e precauzione da seguire in questa fase così delicata è Romina Iannuzzi, referente del NURSIND, che ha fatto emergere quanto è successo all'ospedale di Contrada Moretta. Per la paziente, durante le 48 ore passate sotto osservazione, in pratica non è scattato il classico protocollo di quarantena. Adesso è allarme tra il personale medico e infermieristico è stato a contatto con lei. Per tutti, isolati nella stessa struttura, si prevede il classico provvedimento di sorveglianza per 2 settimane onde evitare possibili altri contagi, mentre tutti gli ambienti sono stati sanificati. Gli stessi dipendenti dell'azienda ospedaliera però si chiedono come mai capitano infortuni del genere, una lamentazione legittima che arriva proprio nel giorno in cui finisce il periodo di isolamento di medici, infermieri e operatori sanitari che avevano avuto contatti con l'insegnante di Striano transitata al Moscati per far visita al padre, ricoverato in otorinolaringoiatria e qualche giorno dopo risultata positiva. Intanto, a quanto pare, la giovane donna arianese era arrivata alla città ospedaliera in coma diabetico, ma presentava anche tosse e raffreddore. Inoltre, sembra che anche lei abbia partecipato alla festa di Carnevale del 23 febbraio nel bar di Ariano, da dove tutto potrebbe aver avuto inizio. E a Mercogliano c'è preoccupazione su un caso sospetto verificatosi alla clinica Montevergine e sulle condizioni di un'altra coppia in autoisolamento. Dopo quella dell'infettivologo del Policlinico di Napoli, risultato positivo e da alcuni giorni in sorveglianza domiciliare con tutta la famiglia, la cittadina del Partenio è scossa da altre 2 vicende. La prima riguarda un uomo di Serino che ieri in visita ad un conoscente ha avuto un infarto poco prima di entrare nella struttura e soccorso nel pre-triage gli è stata riscontrata una bronchite. Ovviamente i medici venuti a contatto con lui si sono messi responsabilmente in autoquarantena nella stessa clinica e sempre a Mercogliano una coppia, pur non presentando sintomi, ha comunicato al sindaco Vittorio D'Alessio di essersi messa in isolamento per aver avuto contatti con una persona contagiata. Ma non è tutto: ad essere monitorate dall'ASL per aver partecipato a una festa con la figlia del medico del Policlinico sono circa 30 persone.
La senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo ha votato in modo contrario al disegno di legge 1746 per quanto concerne le misure urgenti di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese per via dell'emergenza Covid-19. La Lonardo dice: il decreto a mio avviso appare superato perché non solo una parte ma tutto quanto il paese è considerato zona rossa, per cui non possiamo continuare a considerare e trattare i cittadini utilizzando due pesi e due misure. Mi auguro, conclude Sandra Lonardo, che il governo riveda le sue posizioni, perché ci vogliono fondi necessari per essere accanto alle imprese tutte, al nord come al sud. Piena vicinanza al dramma umano che si sta vivendo in Lombardia, ma anche il sud ha le sue enormi difficoltà. E ora andiamo a Benevento, dove c'è stato stamattina un incontro in prefettura al quale hanno partecipato il direttore generale dell'ospedale San Pio Ferrante, il direttore generale dell'ASL Volpe e anche il comandante dei vigili urbani di Benevento Fioravante Bosco, che traccia un quadro tutto sommato ottimistico ma anche tranquillizzante della situazione che si sta vivendo in città sotto il profilo dell'ordine pubblico. E poi abbiamo anche visto e sentito alcuni cittadini che, insomma, sparuti attraverso il corso Garibaldi, hanno commentato l'attuale situazione. Nuova riunione in prefettura Benevento stamattina legata alla situazione dell'emergenza sanitaria Covid-19. Presenti il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio Ferrante, il direttore generale dell'ASL Volpe, oltre al prefetto e al comandante dei vigili urbani Bosco. Ne è emerso un quadro sostanzialmente tranquillizzante della situazione in generale, così sintetizzato all'Hub TV dalle parole del comandante della municipale Bosco. Non ci sono allarmismi, fortunatamente. Le prossime riunioni è stato stabilito che si faranno in Skype, quindi non si faranno più dal vivo. Bosco si è anche soffermato sulla effettiva diligenza della cittadinanza rispetto al decreto del capo del governo. Non ci sono violazioni evidenti delle norme imposte dal DPCM del 9 marzo. Quindi sono soddisfatto fino alla data odierna di quello che è il senso di responsabilità che la gente sta dimostrando, perché io resto a casa è un motto che è stato coniato apposta, insomma, è un po' la filosofia dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio. Andremo avanti su questa strada fino a quando non cesseranno le esigenze. Quindi raccomando alla popolazione, questo anche a nome dell'amministrazione naturalmente, che ci tiene molto sul rispetto di questa ordinanza, che si esca da casa solamente per ragioni inderogabili. La città deserta, poche le persone in strada, molte serrande abbassate. L'impressione è una, quella di restare a casa e uscire solo per emergenze. Rispettando le regole sicuramente il virus si allontana, altrimenti siamo tutti quanti contagiati. Ma soprattutto sono i ragazzi che devono imparare e capire e accettare che se rimangono in casa è un bene per tutti quanti noi. Sono a casa e niente, esco quando posso, faccio un po' di jogging, un po' di corsetta, queste cose qua, niente di particolare. Sono in ferie, al lavoro e questo è, aspettiamo che passi. La Polizia di Stato di Benevento ha denunciato 3 abitanti di Montesarchio che ieri sera intorno alle 23:30 si aggiravano per le strade cittadine alla ricerca di un bar. Deferito anche un trentenne barbiere di Benevento che all'interno del proprio salone era intento a svolgere la propria attività. Intanto il presidente della Regione De Luca, abbiamo visto prima, chiude insomma le attività dei barbieri, dei coiffeur pur dame, e ribadisce anche la volontà di estendere il divieto ai cibi da asporto. Insomma, ci potremmo avviare verso una chiusura quasi totale delle attività. Sentiamo il servizio. Aperture sì, aperture no, autorizzazioni sì, autorizzazioni no. Il decreto ministeriale Io resto a casa aveva lasciato qualche dubbio alla luce delle ordinanze firmate dal governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, che nella giornata di ieri ha disposto la chiusura di barbieri, parrucchieri e centri estetici, oltre il divieto di effettuare consegne da asporto per i ristoranti dopo le 18. Misure non previste nel decreto a firme del Premier Conte, ma per le quali il numero uno della Campania è categorico, così come si evince dall'intervista rilasciata questa mattina a Radio CRC. Per evitare l'esplosione di contagi non c'è niente da fare, bisogna chiudere attività economiche, bisogna ridurre al minimo i contatti personali, bisogna fare un sacrificio per le prime 2 settimane per davvero chiudere l'Italia, per fare questo tentativo disperato per evitare l'esplosione del contagio. Se questo tentativo riesce,
noi freniamo il contagio. Se questo tentativo non riesce, noi avremo una situazione drammatica. De Luca ha anche fatto il punto della situazione. Ad oggi sono 1.733 le persone rientrate dal nord e si trovano in isolamento domiciliare. I contagiati aumentano, ma ci prepariamo ad affrontare eventualmente situazioni peggiori. La cosa che mi preoccupa, aggiunge, è il numero dei contagiati relativo ai medici. Il governatore della Campania infine annuncia che ad Avellino e Salerno da oggi sarà possibile effettuare tamponi. I tamponi vanno fatti con grande serietà e devono essere affidabili, altrimenti rischiamo di avere risultati del tutto fantasiosi. Allora, da questa mattina abbiamo in funzione, oltre che il laboratorio del Cotugno, sempre sotto il coordinamento del Cotugno, anche il laboratorio del Moscati di Avellino e dell'ospedale Ruggi di Salerno. Questo ci consentirà di accelerare ancora di più i tempi per individuare persone che hanno problemi. Gli effetti collaterali dell'emergenza sanitaria ad Avellino, molti esercenti del centro patiscono ovviamente i riflessi negativi delle chiusure anticipate, anche del fatto che la gente non è per strada e quindi non è insomma abitualmente fruitore dei servizi legati a ristoranti, bar e quant'altro. Confcommercio chiede naturalmente garanzie precise. L'emergenza coronavirus e i continui decreti del governo che puntano a limitare sempre più la libera circolazione dei cittadini per ridurre le occasioni di contagio hanno convinto molti commercianti di Avellino a chiudere la propria attività. Troppo scarsi gli incassi per tenere aperti bar, locali, ristoranti e negozi di abbigliamento, dovendo pagare anche il personale che in alcuni casi è stato messo in ferie e in altri sospeso in attesa di aiuti concreti e ammortizzatori sociali dallo Stato. E così, al di là di quanti hanno l'obbligo di abbassare la saracinesca alle 18, ecco un esercito di attività chiuse volontariamente nel capoluogo irpino al tempo del Covid-19. Una misura estrema che va incontro proprio alla linea dettata dalle istituzioni nazionali e regionali per limitare i contatti tra le persone. Non bisogna andare lontano per verificare che la scelta, che in principio era di uno sparuto gruppo di investitori, ora è stata assunta da moltissimi commercianti che hanno annunciato la loro decisione alla clientela con tanto di cartello nelle loro vetrine. Una situazione desolante, specie se si pensa che questa soluzione è stata adottata proprio da negozi, bar e ristoranti tra i più conosciuti e frequentati del centro urbano cittadino. Molti di questi si trovano tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Europa, altri a ridosso di Piazza Libertà e del centro storico. Per tutti ha prevalso la tutela della propria e dell'altrui salute in una fase in cui, per ovvie ragioni, a volte mantenere il proprio esercizio commerciale aperto non basta neanche a coprire le spese. E a tale proposito la Confcommercio ha chiesto ufficialmente l'estensione della cassa integrazione in deroga con accesso immediato, la sospensione delle utenze, dei mutui e dei canoni di locazione, oltre ad avere già sollecitato nelle aziende dove è possibile di utilizzare lo smart working. Speriamo solo che questa situazione passi presto. Il presidente di Confesercenti di Avellino, Antonello Tarantino, lancia un appello al sindaco Festa affinché vengano sospese riscossioni e tributi in concomitanza con questa emergenza. Sarebbe, dice Tarantino, un primo passo concreto ed effettivo nei confronti delle esigenze di chi in questo momento sta patendo le conseguenze peggiori, cioè appunto l'attività economica e quindi gli esercenti. Il servizio. Tra le conseguenze immediate del coronavirus c'è senza dubbio la riduzione degli incassi dei locali pubblici e delle attività commerciali e mentre il governo cerca soluzioni ad hoc, il direttore degli imprenditori irpini aderenti a Confesercenti, Antonello Tarantino, chiede al comune di Avellino la sospensione del pagamento dei tributi locali per la categoria. Una prima pezza per tamponare l'emorragia, atteso che sarebbe necessario anche istituire un osservatorio per trovare un modo per congelare i fitti. La richiesta che abbiamo fatto almeno ai sindaci della provincia di cercare di sospendere per il momento i pagamenti dei tributi locali, anche se questo purtroppo è una goccia in mezzo all'oceano, quindi stiamo aspettando in maniera trepidante quelle che sono le indicazioni che poi il governo nazionale darà e se rispecchierà le richieste che le associazioni tutte stanno facendo per evitare che questa
questa tragedia si consumi ulteriormente successivamente con conseguenze devastanti per il terziario in generale. E quindi quello che si chiede, diciamo, lo svitamento delle scadenze fiscali, un intervento per le banche per acquisire una maggiore liquidità per far fronte alle spese di gestione in questo periodo. Chiediamo un sacrificio anche agli enti locali, perché non è giusto che poi succede, i sacrifici siano sempre si a farli, cioè i titolari, diciamo, di partita IVA, i lavoratori autonomi, che purtroppo non possono godere, a differenza, per fortuna aggiungo, dei propri dipendenti, di alcun tipo di ammortizzatore sociale. E oggi in prefettura a Benevento c'era anche presente il dottor Maio, che è un infettivologo che fu parte in causa durante la crisi del colera a Napoli nel 73. Ha parlato del coronavirus, di come affrontarlo, ma anche dando messaggi di speranza. L'emergenza sanitaria legata al coronavirus, il paese è blindato per evitare il diffondersi della malattia, che presenta i connotati classici di ogni influenza di carattere virale. A rendere maggiormente preoccupante la situazione è l'estrema velocità di trasmissioni da soggetto a soggetto. Abbiamo ascoltato l'opinione del dottor Maio, infettivologo prima al Cotugno di Napoli, poi al Rummo di Benevento, che espone a Lab TV il suo parere clinico sugli effetti della malattia dal punto di vista della crisi di carattere respiratorio. Questo è un virus nuovo che noi non conosciamo ancora esattamente, che è molto diffusivo e che entro certi limiti si comporta come tutti quanti gli altri virus, per cui l'80% delle persone che viene a contatto può guarire anche spontaneamente, guarire spontaneamente senza avere nessun sintomo particolare. Poi c'è un 20% che invece diventa sintomatico, e nell'ambito di questo 20% ci sono le persone più anziane o quelle che hanno comorbilità, che più facilmente possono andare incontro a problemi respiratori seri, perché diciamo la polmonite che colpisce queste persone è una polmonite interstiziale che va a interessare un poco tutto il parenchima polmonare, quindi se prende tutti e due i polmoni li interessa in maniera importante e mina la funzione respiratoria, per cui c'è bisogno di un'assistenza respiratoria, e questo è il vero reale problema che si pone nell'assistenza di questa malattia, cioè il problema di quando c'è bisogno di assistenza respiratoria, quello problema che hanno al nord. La cosa importante è che le persone devono cercare di capire che se hanno dei sintomi influenzali iniziali, con una congiuntivite, con una tosse, con una cosa, devono allertare il proprio medico di famiglia o chiamare i numeri verdi, in modo tale che si crei quella catena di protezione per i contatti e per le cose, perché se noi vogliamo sconfiggere questo virus dobbiamo cercare di rinchiuderlo, di impedire che possa diffondere, perché è molto molto diffusivo. Ora parliamo di politica, che in questo momento di coronavirus è stata forzatamente messa da parte. Ancora il caso della Delia Delicari, la consigliera del gruppo misto, che insomma è stata colpita da un provvedimento di incompatibilità da parte della segreteria generale del comune di Benevento. Parla il presidente del consiglio Domenico, che dice è un'azione tutto sommato normale, ma la Delicari ha 10 giorni di tempo per poter regolarizzare la sua posizione. Nel bel mezzo della tempesta Covid, una finestra sull'attualità politica a Benevento. Un segnale, un barlume di normalità in un contesto totalmente dominato dall'emergenza sanitaria. Il caso Delicari e della sua presunta o vera incompatibilità tra le funzioni istituzionali e quelle legate alla cooperativa Il Sogno di Aylan. Parla il presidente del Consiglio Comunale Domenico, che torna sull'argomento e fa valere le ragioni del suo ufficio di presidenza, escludendo cause di natura prettamente politica. L'ufficio di presidenza non sono un organo di polizia, è affidato al buon senso dei consiglieri che, qualora dovesse cambiare il loro status, trovarsi in una condizione di incompatibilità, di comunicarla all'ufficio. C'è anche però da dire che la cosa è emersa soltanto oggi e che la Delicari era a capo di questa cooperativa già nel 2016. La Delicari non ha mai dichiarato una cosa del genere. Io ho controllare sulle sue note, sulla scheda da lei compilata, non ha mai parlato di questi suoi incarichi, assolutamente. Per quanto concerne l'atto amministrativo, noi gli abbiamo dato 10 giorni per riproporre
le sue giustificazioni. Nulla è immodificabile, rimuove l'incompatibilità e continua a fare i consigli. Se ciò non dovesse avvenire, allora vuol dire che i procedimenti sono diversi. È prevedibile questo controllo, questo screening delle eventuali altre incompatibilità in un breve periodo di tempo, oppure è un processo che andrà avanti per parecchio? Come finisce un po' questa buriana del Covid, chiederò a tutti i consiglieri e penso che non c'è nessun problema, penso da parte di tutti, di riproporre un'altra volta la scheda sulle incompatibilità. Pensare male si fa peccato, ma spesso e volentieri si centra l'obiettivo. Non è che questa sia una abbia anche una valenza politica, questa azione nei confronti della Delicarri? Assolutamente no, perché vorrei ricordare i casi emblematici del consigliere Capuano e di altri consiglieri che si sono trovati nelle stesse condizioni, qualcuno a pagare decine di migliaia di euro per controversie nei rispetti del comune per continuare nello status di consigliere. Hanno pagato e hanno risolto il problema. C'è memoria corta quando non si ricordano questi episodi ed erano consiglieri tutti della maggioranza. Stiamo parlando di questi casi di consiglieri della maggioranza. Lo sport, il Benevento, naturalmente anche in questo caso si vive direttamente collegati alle dinamiche del coronavirus, i campionati si fermano, non si fermano, verranno congelati, non verranno congelati, intanto il presidente Vigorito dice bisogna rispettare il nostro campionato, minaccerebbe anche di abbandonare il calcio, ma intanto dice ai tifosi state tranquilli. La battaglia contro il coronavirus è prioritaria, ma arriverà l'ora di valutare le prime ripercussioni economiche che l'emergenza avrà su imprese e privati del paese e dunque anche sull'azienda calcio, un aspetto al quale ci si approccerà nella prossima riunione federale del 23 marzo. Intanto nel primo confronto la FIGC ha vagliato tre ipotesi sul piano sportivo in base ai futuri scenari di contenimento dell'emergenza che dipenderanno dalle confermate tempistiche o meno del nuovo DPCM in caso di conferma dei tempi, ed è quello l'auspicio, specie per quel che significherebbe, ovvero un primo passo di ritorno alla normalità, si procederebbe al recupero delle due date con tutte le parentesi disponibili entro il 31 maggio. In alternativa sono stati proposti playoff scudetto e retrocessioni o non assegnazioni di titoli con i soli piazzamenti europei da comunicare alla UEFA, un piano che riguarda direttamente la Serie A, solo ad effetto domino la B, che in ogni caso non ha tempi serrati come la massima serie e che avrebbe a disposizione un lasso temporale superiore per procedere ad eventuali recuperi, ipotesi estreme che non rientrano neanche nell'attuale ordine delle idee della Lega Cadetta, come confermato dallo stesso presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, nel chiaro intervento ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Al momento la direzione è solo quella di un piano A o piano B, che dipenderebbero naturalmente dalla conferma o meno della scadenza del 3 aprile. Nell'ipotesi in cui dovessero negare al Benevento di salire in Serie A, ha detto con fermezza Vigorito, io cercherò di capire se tutto viene fatto in nome di un sacrificio generale, se invece vengono premiate istanze di natura soggettiva per club che hanno maggiore rilevanza nazionale, ha chiarito, il Benevento dovrà cercarsi un altro patron. Annullamenti o manovre che cancellerebbero il percorso di questa stagione non vengono contemplate sul piano sportivo. Questo in sintesi il messaggio dal club sannita e direzione che intraprenderà la Lega di B. Intanto ai piedi della dormiente, allenamenti sospesi per i giallorossi che riprenderanno con le dovute precauzioni lunedì prossimo, mentre Luca Caldirola è stato sottoposto a Roma di intervento chirurgico alla mano destra, operazione perfettamente riuscita per The Wall. L'Avellino sospende gli allenamenti, intanto però si fa portatore a squadra, la società biancoverde, di una iniziativa proprio in funzione della emergenza che stiamo vivendo. Vediamo il servizio. L'emergenza coronavirus e la quotidianità dell'Avellino Calcio completamente stravolta. I Lupi, tecnici e calciatori, hanno sospeso da ieri gli allenamenti fino a domenica, ripresa fissata per lunedì, salvo ulteriori slittamenti. La decisione di fermare i campionati, ha detto in una nota stampa il presidente Angelo Antonio D'Agostino, rattrista tutti coloro che vivono questo sport come una passione. L'auspicio è che si torni presto alla normalità. L'US Avellino non solo condivide le misure adottate dal governo, ha poi aggiunto il numero uno biancoverde, ma si farà promotrice di una campagna di sensibilizzazione, rivolta in particolare ai giovani. Il via con un video che vede protagonista l'estremo difensore Andrea Dini con lo slogan «Pariamoci dal virus». Ciao a tutti, sicuramente sarete stati bombardati dalle informazioni per il coronavirus e penso che sia difficile soprattutto per ragazzi come noi, ma l'unica soluzione è rimanere in casa. Spostatevi solo per necessità o per andare al lavoro, state tranquilli, parafarmacie, supermercati e farmacie sono comunque a vostra disposizione.
Se avete sintomi influenzali, l'unica cosa da fare è non andare al pronto soccorso, ma chiamare subito il medico. In questi casi l'igiene personale è fondamentale, come lavarsi le mani accuratamente. Gli anziani sono quelli più a rischio, quindi è importantissimo che non escano. Approfittate del tempo per stare a casa per le vostre necessità, giocare alla PlayStation, leggere dei libri, aumentare il vostro livello culturale o comunque fare dell'esercizio fisico come lo sto facendo io. So che è difficile stare lontano dai vostri parenti ed è una delle cose che più ci dispiace, no? in questo periodo, soprattutto anche la vicinanza da voi tifosi. E proprio perché vi vogliamo, ci vogliamo tutti bene, vi chiediamo di fare questi piccoli sacrifici. Pariamoci dal virus. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ora c'è il meteo regionale, poi muoversi in Campania. A tutti la più cordiale buonasera. Il meteo è presentato da Yami Sushi vi aspetta con un menù di cucina orientale ricco ed invitante, un locale moderno e accogliente dove poter gustare il meglio della cucina cinese e giapponese in un'atmosfera rilassante e ospitale con la formula All You Can Eat. Menù a pranzo 16,90€, menù a cena 22,90€, dolce, frutta e bevande escluse. Yami Sushi, via Appia 150, contrada Piano Cappelle, Benevento. Yami Sushi, il meglio della cucina giapponese e cinese.